Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna, mi hai fatto morire. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, benvenuti, benvenuti, venerdì 1° ottobre, settembre ce lo siamo lasciati alle spalle e incomincia un altro mese, un mese nuovo, un mese, vediamo che tipo di mese sarà. Probabilmente sarà un mese di punti di domanda, ragazzi, la faccenda del Green Pass del 15 ottobre, ci sono molte cose, ci sono tante elezioni amministrative, inclusa quella del sindaco di Roma, che un po' perché almeno in parte mi tocca, chiaramente essendo Roma la mia seconda città, in più ascoltando sempre costantemente una radio di cui si occupa anche di questo, è chiaro che un tantino mi sento coinvolto, ecco. Quindi sarà un mese molto particolare questo mese di ottobre. E poi, a mio giudizio, c'è anche questo grosso punto di domanda, perché cominciano ad arrivare i primi freddi, cominciano ad arrivare le prime temperature un po' rigide, e non sappiamo quando questo accade dal punto di vista dei contagi, che cosa può significare. Cosa può significare, quindi staremo assolutamente a vedere. Inoltre, da un punto di vista calcistico, francamente, il mese di ottobre, già la settimana prossima, la nostra nazionale italiana, campione d'Europa in carica, sarà chiamata ad così, insomma, ad avere un'altra competizione, una competizione un po' così, nata un po' per caso, no? Come la National League. Però francamente, vi dico la verità, io ci terrei molto a vincere. Lo stesso anno in cui porti a casa il campionato europeo, la Coppa, e ti porti a casa anche la National League, sempre in semifinale con la Spagna e con un'eventuale finale, vedremo contro chi sarà, francamente è una cosa che così ci terrei tanto, tanto a poterla vincere. Questo sarà la settimana prossima, queste semifinali. Vediamo come andiamo. Abbiamo un vantaggio, che è quello di giocare in casa, ma comunque da adesso fino alla settimana prossima, che urlerà di acqua sotto i ponti, visto e considerato che c'è ancora una giornata di campionato molto interessante, molto molto interessante, dove spicca questo Napoli-Fiorentina, ed di qui si potranno capire assolutamente molte cose. Napoli che ieri, ahimè, purtroppo, quando giochi nel calcio moderno, ecco perché io penso, sotto un punto di vista, che gli arbitri oggi dovrebbero avere un tantino più di dovrebbero capire un po' di più, che nel momento in cui tu butti fuori per tutta una partita, per molto tempo, un giocatore del calcio moderno, dove le fanno i ritmi, la corsa e quant'altro, le prestazioni soprattutto atletiche e soprattutto fisiche, condanni una squadra ad avere un uomo in meno,
non è più come una volta, ai tempi di Ridom che si diceva in 10 si gioca meglio, non è così, soprattutto a quei tempi di oggi, ripeto, dove quando ti mancano, in una squadra di calcio oggi, quando si corre grosso modo sui 110 km, 115 km in una partita di 90 minuti, se uno dei tuoi giocatori manca, vuol dire che gli altri giocatori devono correre per i tuoi chilometri, il che significa che ogni giocatore deve correre circa un chilometro e mezzo in più. È chiaro che a fine partita questo si sente. Si sente e si paga. Ma non è oggi la puntata dove si parleremo di calcio, dove parleremo di attualità. Oggi è venerdì, come sappiamo, è una così puntata dedicata alle cose speciali, alle cose tecnologiche, alla scienza. E soprattutto, ma anche magari con un occhio puntato, diciamo così, sull'universo e quant'altro. So che queste rubriche piace molto, riceviamo così molte molte email, riceviamo così anche delle domande a proposito, e quindi siamo ben contenti così di fare questa rubrica. A proposito, domani è sabato. A proposito di rubriche, sappiamo, vi ricordo che c'è la puntata numero 2 per quanto riguarda il catfishing con Manuel e Roby, dove domani ci parleranno sicuramente di altri temi molto molto interessanti. Tra l'altro, lo dico sempre, una tecnica dove mi ci sto approcciando molto anch'io. Quindi, a proposito, oggi potrebbe essere il penultimo giorno in cui vado a pesca, perché almeno nel laghetto dove vado sempre, perché come sapete la metà di ottobre si chiude la pesca, quasi quindi per motivi chiaramente di freddo, e si riparte a primavera. Io penso di andare oggi e di andare ancora una volta con mio figlio, con Julian, e dopo così non dico che appenderemo le canne al chiodo fino alla prossima primavera, però abbiamo trovato un laghetto dove si può eventualmente pescare anche d'inverno, o perlomeno anche novembre, dicembre. Vedremo se sarà possibile, se sarà possibile o no. Allora, detto tutto questo, possiamo cominciare con la nostra rubrica, la nostra trasmissione dedicata alla scienza e tecnologia. Durante la settimana vi ho parlato, abbiamo accennato delle tempeste solari, o meglio ci sono state in settimana delle tempeste solari, una delle quali abbastanza forte e rimaneva sempre dentro i parametri protettivi del nostro campo magnetico, però sicuramente un po' di preoccupazione agli scienziati logicamente te la dà sempre. Cosa sono le tempeste solari? Allora, le tempeste solari sono in realtà il momento in cui il Sole, noi abbiamo già spiegato come funziona una stella, come funziona il nostro Sole, eccetera, in cui quando avviene una, chiamiamola una sovrapposizione di elio, la quantità di elio prodotta all'interno della stella, nella parte centrale della stella stessa, viene emessa al di fuori. Cosa fa? Prende e emana queste delle particelle al di fuori e le emana a 360 gradi lungo tutto il sistema solare. Tant'è vero che questo viene chiamato vento solare e interessa praticamente fino ai confini del nostro sistema solare. In realtà, perché si chiama sistema solare? Proprio perché la gravità del Sole fa in modo di interessare tutto ciò che gli ruota intorno, proprio un suo sistema tutto suo. È alimentato appunto da questi raggi solari. Queste particelle, detto in parole molto molto semplici, semplicistiche, sono nocive. Sono delle particelle che cariche elettromagnetiche ed diventano nocive anche per il corpo umano. Che cosa fanno? Beh, ragazzi, essendo delle radiazioni, vanno a toccare il nostro DNA. Ovvero, se noi siamo sottoposti al cosiddetto vento solare a lungo termine, per molto tempo, queste radiazioni fanno in modo di toccare il nostro DNA, di modificarlo, provocando tumori di ogni tipo, insomma è la morte che non è bella, ragazzi, fidatevi che non è bella. Qui occorre obbligatoriamente proteggersi. Ogni tanto
il sole emana delle vere e proprie tempeste, cioè ogni tanto il sole prende ed espelle queste particelle in una maniera molto più massiccia e si propaga in tutte le direzioni. Non vuol dire che una tempesta solare che c'è in un punto va ovunque, in tutto a 360 gradi intorno al sole. No, vuol dire semplicemente che viene emessa una quantità enorme di queste particelle e può andare in una direzione, quindi può avere una direzione ben specifica e una grandezza ben specifica, un'intensità ben specifica. Cosa succede? Che noi siamo costretti a proteggersi da queste radiazioni, e questo per esempio è uno dei problemi grossi che noi abbiamo, che gli scienziati stanno pensando come potersi proteggere da queste radiazioni solari nel momento in cui siamo sottoposti ad un periodo lungo appunto a queste radiazioni, al vento solare. Quindi cosa succede se dobbiamo fare dei viaggi interstellari dove magari possiamo starci addirittura delle generazioni? Bisogna assolutamente trovare il modo di proteggersi da queste radiazioni. La Terra invece è munita, in poche parole, dalla sua natura. Se ciò non fosse, per esempio, come è successo, come si pensa che sia accaduto a Marte, tutto quello che noi conosciamo qua diventerebbe un deserto. La vita, per come la conosciamo, praticamente verrebbe cancellata. Come mai questo non accade nella Terra? Perché la Terra ha in sé un campo magnetico. Intanto, ragazzi, dobbiamo dire una cosa: c'è una nebbia tremenda, una nebbia veramente veramente tremenda, non si vede a 5-6 metri di distanza, distribuita a banchi, francamente, e abbiamo una temperatura di 4 gradi. Comincia ad arrivare veramente il freddo la notte, quando il tempo è così bello, cielo stellato e quant'altro. E vi confesso un segreto, ragazzi: io non sono pronto di nuovo al freddo, dico la verità, non sono pronto al freddo. Sto mandando il riscaldamento della macchina al massimo, proprio perché francamente non sono pronto, però insomma tocca adattarsi. Allora torniamo a noi. Cosa succede? La Terra si è munita di un campo magnetico che si propaga dai poli intorno verso la Terra, intorno a tutta la sua circonferenza, e fa in modo di deviare queste particelle, di deviare appunto i raggi solari. Quando io parlo soprattutto per i più giovani, per i ragazzini, non so se avete sentito parlare o avete addirittura visto nei filmati, nelle fotografie, quelle che vengono chiamate aurelie boreali. Che cosa sono? Non è nient'altro che le radiazioni, cioè le particelle deviate dal nostro campo magnetico sui poli. Chiaramente alla luce, al contatto con l'atmosfera, si illuminano, creando in realtà questa sorta di effetto veramente bellissimo, e questo lo verifichiamo soprattutto intorno ai poli. Se per caso la tempesta solare è molto forte, chiaramente più particelle vanno, più vengono illuminate tra virgolette dalla luce del sole e logicamente anche con il passaggio dell'atmosfera della Terra, e quindi si illumina e fa un effetto più bello. Grazie a questo campo magnetico noi siamo protetti da queste radiazioni del sole, e questo ci dà l'opportunità di beneficiare soltanto dei lati positivi del sole, che sono quelli chiaramente di emanare calore, di riscaldare, di fare in modo che l'acqua viene conservata allo stato liquido. Mamma mia, ragazzi, non è semplice parlare così e guidare in queste condizioni, ve lo assicuro. Sì, ok, scusate un attimo, ma dovevo fare una curva. Allora, stavamo dicendo, appunto, fa in modo di deviare e di prendere solo i lati positivi del sole, che è vero, il calore e tutto il resto, no? La luce,
l'energia che fa in modo che le piante così possano creare la loro fotosintesi, possono sopravvivere e quant'altro. Chiaramente, ragazzi, senza il sole non ci sarebbe forme di vita. Quindi la terra si è munita, per riuscire ad ospitare la vita, per riuscire a proteggere le sue forme di vita all'interno, si è munita di un campo magnetico. Come viene prodotto questo campo magnetico? Come ha origine? Allora, esattamente il motivo, come è iniziato, in realtà con esattezza non si sa. Ci sono diverse teorie, una delle più accreditate è quella del contatto con altri pianeti. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il nucleo all'interno della Terra, la parte centrale della Terra nostra, non è nient'altro che metallo fuso. Metallo, semplice metallo fuso. E se per caso vi domandate com'è possibile, cercate di capire che il pianeta Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, in realtà non è nient'altro che un pianeta fatto interamente di metallo. Quindi non è una cosa che nell'universo è molto rara. Ciò che invece la rende molto rara è il fatto che questo metallo fuso è in movimento. Grazie alla rotazione della Terra, che gira su se stessa, fa in modo di creare che questo campo, che questo metallo fuso gira su se stesso, andando ad occupare, a toccare anche il mantello esterno, e questo fa in modo di che si carica ed effettua questo campo elettromagnetico. È una, come se, chiamiamola come una sorta di magia. Vabbè, magia, più che magia, questa è chiaramente scienza, è fisica. Quindi, ricapitoliamo. Noi abbiamo al centro della Terra un nucleo di metallo fuso che è messo in movimento grazie alla circolazione della Terra, alla rotazione, non circolazione, alla rotazione della Terra. Questo movimento fa in modo di creare un campo magnetico che si propaga tutto intorno alla Terra e che ci protegge dai raggi cosmici, diciamo dal vento solare. Niente di più semplice. Come ha avuto origine tutto questo? Ecco, vi ricordate quando, ripeto, non si sa con esattezza, però tra le varie teorie ce n'è una, sinceramente, che è quella che vi propongo questa mattina, ma penso che sia anche sinceramente la più logica e tra virgolette la migliore, una delle ultime. Vi ricordate quando vi parlai di come si è formata la Luna? Da questo scontro, da questa collisione che c'è stata della Terra con un altro pianeta, circa la metà della Terra stessa, più o meno grande come Marte? Ecco, questo scontro, che non c'è stato direttamente davanti, ma che c'è stato da un lato, da una parte, ecco, ha fatto in modo di mettere in movimento la Terra. Questo scontro ha fatto in modo di cominciare a fare roteare su se stessa la Terra, creando chiaramente le giornate divise in 24 ore, no? Cos'è la giornata di 24 ore? E non è nient'altro che il tempo in cui la Terra ci mette a fare una rotazione su se stessa. Ecco, è chiaro che noi abbiamo una palla, no? Un pallone. Se viene colpito da un lato, che cosa fa questo pallone? Comincia a girare su se stesso. Girando su se stesso ha messo in movimento il metallo fuso all'interno della Terra, il quale ha creato un campo magnetico. Quindi alla fine forse possiamo dire che è quasi una sorta di casualità, no? Se vogliamo, c'è un evento catastrofico come può essere una collisione, immaginatevi in larga scala, una collisione tra due pianeti. Tant'è vero che il pianeta più piccolo è stato letteralmente che disintegrato, mentre la Terra si è praticamente spezzata una parte, la parte diciamo sopra, da un lato si è completamente cascheggiata, spezzata, ma questo ha fatto in modo di creare la Luna, che ha un ruolo fondamentale per la creazione della vita, ne abbiamo già parlato, e ha fatto in modo di creare il cosiddetto campo magnetico che ci protegge dai raggi solari. Quello che si pensa che sia accaduto in realtà su Marte, dove si pensa che una volta c'era la vita, perché c'era l'acqua in forma liquida, dove c'erano fiumi e quant'altro, all'improvviso non ci sia più, è proprio per questo motivo. Ovvero, il campo magnetico di Marte si è fermato.
Come mai? Perché la rotazione di Marte lentamente si è andata spegnendo. Se la Terra smetterà di ruotare su se stessa, questo campo magnetico non ci sarà più e, ahimè, farà in modo che così i raggi cosmici, il vento solare attraverserà la nostra atmosfera, incendiando praticamente tutto, facendo evaporare l'acqua che abbiamo e provocando l'estinzione completa della vita sul nostro pianeta. Quindi questo campo magnetico per noi è fondamentale, è importantissimo e fondamentale. Senza questo campo magnetico non solo la vita non sarebbe possibile, ma non si sarebbe neanche mai creata. Quindi sia lodato questo campo magnetico e sia lodata questa grande collisione. Questo sembra tra l'altro uno dei principi fondamentali dell'universo. L'universo, per crearsi, di mescolarsi, no? Di creare nuove condizioni, continui nuovi mutamenti, nuove condizioni, molto spesso si creano proprio da grandi collisioni. Addirittura si pensa, la nostra galassia, la Via Lattea, sta andando in rotta di collisione diretta con la galassia più vicina, che è quella di Andromeda. Se non vado errato, no? Andromeda dovrebbe essere la galassia più vicina a noi. Ecco, voi pensate un po', in vastissima scala, due galassie che si scontrano tra di loro, che vanno a toccarsi, si inerticano tra di loro, si scontrano tra di loro, alla fine creando un'unica grande galassia, con un unico grande buco nero al centro. Ecco, immaginatevi voi di che cosa può significare questo mescolamento. Ma sembra che nell'universo la base fondamentale di tutto ciò sia appunto, ecco, tra le collisioni. Una collisione avvenuta circa un miliardo di anni dopo la creazione del sistema solare, dopo la creazione della Terra, sia stata fondamentale per creare tutto ciò. Allora, che cosa ha a che fare queste tempeste solari con il nostro campo magnetico? Fondamentalmente quasi nulla, perché questo campo magnetico è talmente forte che ci protegge quasi da tutte le varie radiazioni. C'è un caso, se la tempesta solare è molto forte, raggiungendo un picco molto molto intenso, e questo picco noi di radiazioni lo concentriamo in un'unica parte verso il nostro pianeta, che succederà? Succederà che una parte di queste radiazioni non è che penetreranno e entreranno all'interno del nostro pianeta, no, verranno più o meno sempre di viaggio. Il problema è che caricherà l'atmosfera della Terra elettromagneticamente in una quantità molto alta, creando in realtà un effetto elettromagnetico molto più alto del normale, molto molto più alto del normale. E questa cosa qua metterà a dura prova, e passando un certo limite addirittura alla rottura, se vogliamo, dei trasformatori elettrici delle nostre centrali elettriche. Cosa vuol dire? Voi sapete che la corrente elettrica, per essere portata dalla centrale fino a casa nostra, non parte da 220 volt e arriva a casa nostra a 220 volt. Non sarebbe possibile, perché nel suo passaggio la corrente elettrica crea a sua volta dei campi magnetici intorno e si disperde. Una parte si disperde. Chiaramente, se la distanza è tanta, noi partiremmo con 220 volt e un certo amperaggio, arriveremo nelle case della persona che la corrente è molto 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 ridotta. Per sopperire a questa cosa, siccome noi sappiamo che la tensione si misura resistenza per intensità di corrente, è logico che tu aumenti la tensione e diminuisci la resistenza. Cosa significa questo? Significa che tu aumenti, che la corrente elettrica, cioè che la tensione viene prodotta dalla centrale nucleare, dalla centrale elettrica, viene portata ad alta tensione, in generale va spazio dai 250.000 fino a 380.000 volt, motivo per il quale vengono messi tralicci in alto, no? Proprio apposta, o addirittura sottoterra. Adesso molto spesso vengono fatti passare anche sottoterra, anche se quelli d'alta tensione
e più delle volte sono ancora situati in alto con questi tralicci, no, che noi vediamo, questi cavi che vengono fatti passare là sopra. La corrente viene fatta passare dai 250 ai 380 mila volt. Lo dico anche perché, ragazzi, dovete sapere che mio nonno in passato, negli anni 60, ha lavorato per l'Enel e andavano proprio a costruire a suo tempo i tralicci, e venivano i tralicci con gli allacci dei cavi di alta tensione. È successo purtroppo nella sua vita di aver assistito a un suo collega che si era avvicinato troppo ai cavi di alta tensione. In realtà non sapeva che la tensione era stata messa, per cui c'era il passaggio di corrente elettrica. Lui non lo sapeva, si è avvicinato troppo a una distanza di circa 2 metri. Per questo effetto, quando passa la corrente, si crea intorno un campo elettromagnetico. In pratica, a quel voltaggio è stato sufficiente avvicinarsi a un paio di metri, non toccare chiaramente il cavo, che nel giro di 2 secondi praticamente è stato incenerito. Il corpo di questo suo collega è stato letteralmente che incenerito. Quindi immaginatevi voi, no, di quanto sia forte tutto ciò. La corrente chiaramente viene portata a questo forte amperaggio, questo forte voltaggio, tramite dei trasformatori, i quali grosso modo funzionano più o meno allo stesso modo. Adesso non stiamo a specificare come funziona un trasformatore elettrico, eccetera. Il trasformatore elettrico è una cosa che praticamente può essere reversibile. O può portare la tensione da un tot, te la può alzare o te la può diminuire. È logico che tu più alzi la tensione, più diminuisci la corrente. No, per un fatto proprio matematico. Al di là di questo, cosa succede? Siccome il trasformatore funziona per sua base tramite appunto campi elettromagnetici, che succede? Che se l'atmosfera intorno viene caricata un campo magnetico intenso contrario, succede che si brucia. Bruciandosi i trasformatori, chiaramente non viene portata più corrente elettrica da nessuna parte. In realtà vuol dire tornare indietro nel tempo più o meno di 150 anni. Ed è una cosa che spaventano molto gli scienziati, questo. Spaventa molto. E direte, beh, ma in passato sarà mai successo? Ogni quanto succede? Allora, con esattezza non si sa. Chiaramente, perché la corrente elettrica a livello globale chiaramente è stata scoperta circa 150 anni fa, grosso modo. È proprio qua che si basa, perché ci racconta all'inizio di tutto ciò che all'improvviso il cielo diventò, a quel tempo, quando l'unica cosa che veniva fornita per corrente elettrica era il telegrafo. All'inizio, no? La metà più o meno del secolo scorso, veniva del secolo prima, dell'Ottocento. Dunque dovrebbe essere questo caduto nell'870, grosso modo, se non vado errato. Voi sapete, io sto guidando, quindi magari alle volte posso dire qualche castroneria sulle date, ma sul fatto in se stesso fidatevi che è così, perché si racconta che molti testimoni oculari scrivono che in tutto il mondo si è visto il cielo all'improvviso diventare tra il rosso e il viola. Per qualche secondo, per qualche minuto è diventato tra rosso e viola, e che all'improvviso tutti i telegrafi del mondo erano tutti quanti fuori uso, si bruciarono praticamente tutti. Il mondo è stato per parecchio tempo, a suo tempo, non collegato l'un con l'altro. Il telegrafo a suo tempo era l'unica cosa che teneva in collegamento, no, varie parti del mondo. Se vi ricordate anche il Titanic, quando si scambiano i messaggi tramite il codice Morse, ecco, venivano passati tramite il telegrafo, che era corrente elettrica, chiaramente. Ecco, voi immaginatevi se ciò accadesse oggi, che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire tornare indietro nel tempo di mesi, più o meno di 150 anni. Sapendo che oggi praticamente tutto, ma veramente tutto, viene fornito e prodotto tramite corrente elettrica, se noi dovessimo rimanere dei mesi
a livello globale senza corrente elettrica, ragazzi, potrebbe veramente verificarsi una catastrofe, una vera e propria catastrofe. C'è modo da proteggersi con tutto questo? Sì, chiaramente c'è un modo. Bisogna prevederlo prima. Se noi sappiamo prima più o meno quando arriverebbe una tempesta solare molto intensa, molto forte da provocare tutto questo caos, noi possiamo schermare i nostri trasformatori e quindi proteggerli dalla tempesta stessa. E c'è un modo di sapere in largo anticipo, almeno 8 minuti prima dell'arrivo di una tempesta solare? E questo è il motivo per cui negli ultimi anni sono state lanciate due sonde, una soprattutto molto importante che è stata lanciata mi sembra qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, una sonda tecnologicamente proprio all'avanguardia, sembra proprio fantascientifica, dove si avvicinerà al Sole ad una distanza mai arrivata prima, il tutto grazie a un tipo di schermatura, con un tipo di materiale che riesce a trattenere il calore e a fare in modo che la sonda stessa non si brucia, poi la difficoltà maggiore è quella, no? Logicamente, e fa in modo praticamente che schermare proprio la sonda, tutti i suoi componenti elettrici per poter chiaramente misurare, studiare proprio il sole al suo interno per cercare di capire, magari di prevedere un po' prima quello che accade, di saperlo circa 8 minuti prima. Perché 8 minuti prima? Perché non so quanti di voi lo sanno, ma il sole che noi vediamo, la luce del sole che noi vediamo, il calore che noi vediamo prodotto dal sole è stato prodotto 8 minuti prima, cioè ci mette 8 minuti dal sole ad arrivare sulla terra. Questo cosa succede? Succede che ti dà soltanto 8 minuti di tempo, di anticipo, chiaramente troppo poco. Ecco, molti studi, molte risorse proprio importanti sono state concentrate proprio sullo studio del Sole, cercare di capire il Sole per cercare di capire in realtà più o meno i meccanismi, più o meno il clima stesso del Sole. E recenti studi hanno scoperto una cosa molto 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 importante. Hanno scoperto che il Sole ha delle sue stagioni. Di questo io ne parlai, ne accennai, mi sembra forse lo scorso anno più o meno. Questo mi sembra anche che ne parlavo una volta in una diretta con Alberto. Praticamente il Sole ha delle sue stagioni, no? E ha delle stagioni come se fosse un inverno e un'estate. C'è picchi dove la sua attività solare è molto più intensa, quindi ha maggiori rischi di tempeste solari più forti, e periodi in cui la sua attività è un pochino meno forte, meno marcata. Questo ciclo dura 11 anni. Abbiamo un ciclo di 11 anni in cui si crea, in cui il sole diventa diciamo più forte, e 11 anni, cioè ogni 11 anni il sole diventa più forte. È chiaro che dall'altra parte, no, ogni 6 anni diventa più debole la sua attività. Ecco, forse questo può anche spiegarsi del motivo per cui alcune volte vediamo che, al di là dei cambiamenti climatici, al di là dell'intervento dell'uomo sulla terra, dell'escaldamento globale provocato da noi e quant'altro, al di là di questo, però chiaramente quando il sole diventa più forte emana più calore, e questo magari è una spiegazione razionale del fatto che stranamente abbiamo delle estati particolarmente calde e secche in confronto magari degli inverni in cui sono particolarmente freddi e particolarmente nevosi. Ecco, questo dipende soprattutto appunto da più o meno il sole. Quindi ecco perché le tempeste solari rappresentano una grossa preoccupazione per gli scienziati. Torno a dire, e poi concludiamo qua per oggi e lasciamo la linea 2. Torno a dire quanto sarebbe importante riuscire a prevedere queste tempeste solari, a fare in modo di schermare e di proteggere
le nostre centrali elettriche, perché ragazzi, non vi potete immaginare di che cosa può significare tornare indietro nel tempo di 150 anni senza corrente elettrica. Immaginatevi voi, siete mai stati magari per colpa di un blackout o qualche ora senza corrente elettrica? Ragazzi, non funziona più niente, ma assolutamente nulla. Non va il frigorifero, non va il riscaldamento, non funziona nulla, assolutamente nulla. Sempre per questo, anche per rimanere in tema, proprio no, il fatto degli aumenti dell'energia elettrica, che ne abbiamo parlato, mi sembra proprio ieri o l'altro ieri, i giorni passano talmente veloci che alle volte mi sfugge esattamente di cosa si è parlato il giorno prima. Penso che magari sia passato soltanto un giorno e invece ne sono passati tre. Recentemente abbiamo parlato proprio, no, di questo grosso problema dell'aumento della corrente elettrica e aumento di tutto. Ecco, tornando a quel concetto lì, ormai è diventata una cosa che ti travolge. Voi pensate soltanto ad avere una città completamente al buio. Cioè, non oso immaginare. E non è che sia una cosa che può durare qualche giorno. Ragazzi, se si bruciano i trasformatori, quelli a livelli grandi, che si sta parlando di interi palazzi come trasformatori, pensate un po', portare la corrente, la tensione fino a un valore di 380.000 volt, ci si mette dei mesi, oltre delle risorse ingenti, ma ci si metterebbe dei mesi a dover riprodurre i trasformatori. Cioè, ragazzi, sarebbe una catastrofe che potrà portare non so quante morti. E fidatevi che non sto esagerando, non sto assolutamente esagerando. Ecco, torno a dire, questa preoccupazione ha indotto la NASA e la ESA a investire una grossa quantità di risorse proprio nello studiare il Sole. Oggi noi abbiamo veramente delle sonde costantemente puntate contro il Sole, che non soltanto che registrano i picchi solari, la sua produzione di energia e quant'altro, che comunicano in tempo reale ogni secondo, ogni istante, l'attività solare, proprio per monitorare questa cosa che in realtà, bene o male, c'era sconosciuta. Esiste, potrebbe accadere un evento cosmico in Varda Sky, larga scala, scusate, che potrebbe cancellare, cioè spazzare via per intero il nostro campo magnetico? Ecco, si pensa che se qualora fossimo investiti da una supernova, cos'è una supernova? Una stella grande che implode, che quando muore implode su se stessa, creando poi successivamente un'esplosione di materiale. Ecco, un'esplosione simile produce dei raggi gamma molto, molto forti, che se investono per intero la Terra, dovrebbe, in teoria, dovrebbe cancellare completamente il nostro campo magnetico. Però esattamente, con esattezza, non mi ricordo i valori, non mi ricordo cosa, cioè, come un pericolo che può succedere. Ragazzi, diciamo una cosa, è un po' come se pensiamo che noi vogliamo uscire di casa e ti può cadere un meteorite sulla testa, insomma, un micrometeorite sulla testa. Ecco, i casi che possa accadere una cosa del genere, parliamo di dei casi che fa pressoché uno su non so quanti miliardi di probabilità, perché non so, è come cercare di mirare, facciamo un esempio, è come cercare di colpire un granello di sabbia, anche più piccolo, a una distanza di 10 km. Ecco, immaginatevi voi di che cosa può significare, insomma, che proprio i raggi di una supernova te debbano colpire direttamente, proprio a colpire, cioè a toccarti proprio la Terra. Ragazzi, ci sta parlando di una cosa, però insomma scientificamente sarebbe possibile, potrebbe essere anche un pericolo, questo è chiaro, potrebbe essere un pericolo. Le quasar, le pulsar, ma tutte, poi dopo, tutte le stelle, tutte le cose che magari poi ne parleremo nei prossimi giorni. Oggi era importante, siccome in settimana appunto vi avevo parlato di queste tempeste solari
e di questa settimana ci sono state proprio per l'appunto, questo potrebbe essere anche un motivo del per cui nell'ultimo mese si verifica un caldo al di fuori del periodo stagionale, no? Fa un caldo anche più intenso. Ripeto, cambiamenti climatici a parte provocati dal riscaldamento globale dovuto all'uomo, una parte di tutto ciò è provocata chiaramente anche dall'attività solare, e attività solare che in questo periodo praticamente è molto molto intensa, è molto intensa. Niente da preoccuparsi, ma sapete che cos'è, quando vi raccontano che c'è una tempesta solare, sapete perché. Sapete perché è importante proteggersi dal vento solare, dalle radiazioni cosmiche, e sapete soprattutto perché abbiamo un campo magnetico, come si è formato, il motivo per cui la Terra è dotata di uno scudo protettivo essenziale, che ci consente, che ci protegge proprio all'interno, come se fossimo all'interno di una sorta di campana di vetro, e che ci protegge da tutto quello che c'è intorno. Ragazzi, perché l'universo è veramente un posto molto caotico, molto pericoloso, dove la Terra, che cos'è la Terra? La Terra è un puntino, è un granellino di sabbia nella vastità dell'universo, nella vastità della nostra galassia. Quindi immaginatevi voi di quei fragilità che ci sia, perché qua ci sia la vita, sono successi tanti tanti fattori fondamentali, magari no? Potrebbe essere questo, poi ne parleremo in settimana, ma potrebbe essere, non so, anche argomento per la prossima puntata. Come ci si è creata la vita, del perché su questo pianeta ci sono tutte queste forme di vita, sarebbe anche interessante magari parlarne. Per il momento è tutto, ragazzi. Io vi auguro un buon fine settimana. Mi raccomando, fate i bravi, passate il tempo con i vostri cari, godetevi queste ultime giornate, secondo me, di sole e di caldo, perché anche perché per quanto ottobre e novembre sono previsti l'arrivo veramente molto forte dell'autunno, che pone soprattutto l'Italia al centro del Mediterraneo veramente in forte rischio di tempeste tropicali molto forti e molto intense. Quindi godetevi queste ultime giornate di sole e di caldo. Con questo è tutto, mi raccomando, fate i bravi. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici. Allora, noi adesso ci lasciamo con l'intervento di Over, immediato, senza neanche uno stacco musicale, niente. Direttamente, subito, arriva l'intervento di Over. Domani mattina, ricordatevi, puntata dedicata al car fishing, dedicata appunto alla pesca. E noi, invece, dal mio punto di vista, ci sentiamo lunedì mattina, dove si parlerà chiaramente della giornata di campionato e del fine settimana dal punto di vista sportivo. Ciao a tutti, fatti bravi, mi raccomando. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Chiamiamola, dai, puntata 3. Vediamo di finire questa serie di 3 puntate dedicate alla rimessa in pista di una vettura. Diciamo di portare la vettura a un inizio campionato, che deve essere sempre tranquillo. Ovvio, poi ci sono i test che si fanno con il pilota, con le varie soluzioni magari trovate durante il periodo invernale, e quindi si vanno a testare tutte quelle cose che magari hai rimesso in vettura non dandogli ancora una specifica precisa. Però prima di arrivare a questo, l'altra volta ho mancato su un altro piccolo errore, vedete, perché le cose da fare su una vettura da corsa, da competizione, sono veramente tante, ma sono i particolari, i piccoli particolari che fanno la differenza. L'altra volta abbiamo parlato che si parte da un gruppo sospensione anteriore, anteriore e posteriore, dove si vanno a rimontare sul telaio. Ovviamente poi c'è anche la scelta di cosa
che può portare una vettura ad essere una vettura più veloce è la scelta dei grassi. Uno dice, vabbè, prendo un po' di grasso, glielo metto qui, rimane lubrificato. No, ci sono vari tipi di grasso da mettere e ogni tipo di grasso va messo, come si dice, al posto giusto. Quindi, se noi mettiamo, esempio, quando si vanno a rimontare le vetture, i classici cuscinetti, il cuscinetto, visto che è deve girare a velocità pazzesche, cioè c'è un grasso particolare per alte prestazioni ed è un grasso graffettato ed è nero, credetemi, se te lo, di solito si fa con i guanti perché è veramente un grasso terribile, a parte che è scurissimo, però è un grasso graffettato che praticamente non dà la possibilità a tutte le sfere contenute in un cuscinetto ad avere il surriscaldamento, quindi ha una rottura. Quindi dalla vettura, diciamo, che ha passato, ha terminato la stagione e si va a rimontare, sempre se il cuscinetto passa un piccolo test, perché questo è da fare, deve essere lavato non con acqua, deve essere lavato con benzina, con sgrassanti giusti, perché non ti puoi permettere di lavarlo con l'acqua un cuscinetto, perché se no l'acqua, ragazzi, il cuscinetto e l'acqua sono il diavolo e l'acqua santa, perché puoi ingrassarlo quanto vuoi dopo, però se c'è anche il residuo d'acqua il cuscinetto si rovina. Quindi poi abbiamo detto che va lavato, va soffiato accuratamente con l'aria compressa, va asciugato benissimo, va controllata la specifica. Di norma vi dico subito che al 70-80% delle volte va sostituito. Perché? Perché se ci sono cuscinetti che è meglio sostituire subito inizio stagione, perché magari dove sono collocati è una parte difficile, se dovessi fare un intervento durante diciamo una pausa tra una qualifica e una gara, quindi andrebbe a compromettere poi la gara in sé. Quindi sono quei tipi di cuscinetti che è meglio evitare, come gli stessi cuscinetti ma anche gli stessi paroli, che vanno sostituiti subito, senza anche vedere se è bello, però è sempre una stagione che è rimasto lì. Quindi specialmente quelli che escono, diciamo, quei paroli, quei cuscinetti che fanno parte del gruppo cambio, quindi quelli vanno sostituiti sempre. Vi dicevo, prima del rimontaggio vanno ingrassati con dei grassi, con un tipo di grasso specifico, in questo caso è il grasso graffettato, che ha questa particolarità, che, diciamo, con la continua e prolungata velocità fatta fare al cuscinetto evita proprio il surriscaldamento, quindi una possibile deformazione del componente, e quindi rimane lì, rimane eterno, come dice, eterno per una stagione sempre, parliamo sempre di. Poi ci sono particolari cuscinetti, esempio quello snodo del semiasse, che anche lì deve essere fatto, ricontrollato, però di solito il semiasse va controllato gara per gara, quindi se ci dovesse essere una probabile rumorino, qualcosa va sostituito subito, però lì si parla che sono tre bulloni e tiri giù tutto, tre bulloni che, diciamo, vanno dal lato del cambio, si scuffiano e si sostituiscono, c'è un sedger di sicurezza, si rimuove il sedger e si sostituisce tutto, diciamo, il gruppo. Ma anche qua, prima di rimontare, va scuffiato, anche se è nuovo va scuffiato e va messo, perché la casa madre lo dà con il grasso, diciamo, non per altre prestazioni, ma va ripulito, rilavato e ringrassato nuovamente con un grasso specifico. Quindi ci sono grassi, tipi di grassi adatti a determinate componentistiche. Bisogna controllare anche cosa, il tipo di materiale che deve andare, come si dice, deve andare d'amore e d'accordo col tipo di grasso. Quindi se mettiamo una componentistica a base d'alluminio, quindi se è base d'acciaio ne è un'altra, se c'è un bicomposto un'altra ancora. Comunque vedete, anche sulla scelta del grasso è un fattore importante.
perché se durante una gara avviene il surriscaldamento di un cuscinetto si chiama ingrippatura, ragazzi, la macchina è ferma e il pilota, visto che non è i piloti in queste categorie, affittano le vetture, i contratti, parliamo della Formula Junior, Renault 1600, 2000 e Formula Abarth e Formula 3, il pilota ingaggia la stagione, ingaggia la vettura con eventuali test e tutta una serie e tutto il campionato, diciamo. Poi ci sono piloti che vogliono fare solo una parte del campionato, di solito fanno la prima e vedono come sono in classifica, se vedono che la classifica è buona allora ti continuano, fanno un secondo contratto dove all'interno c'è la, diciamo, il termine del campionato con eventuali test, e poi ci sono ancora tipi di gomme, quante gomme dalla scuderia vengono, diciamo, virgolettato, regalate. Per esempio, io posso dire, si parla di migliaia di euro, mi ricordo che con un Formula 3 10 anni fa si parlava sui 120.000 euro fare una stagione intera con test. La scuderia dava due test gratuiti con due set di gomme nuove, quindi diciamo che si andava un po' incontro, diciamo la scuderia andava un po' incontro al pilota su questo tipo di contratti che avvenivano. Ma a noi vabbè, sono piccole cose che vi dico, però diciamo che avete visto quante cose ci sono da fare su una vettura da gara, e le ore sono tante. Immaginate solo che tra una qualifica fatta il sabato e una gara fatta la domenica, diciamo che il 50% della vettura con noi veniva sempre smontata, sempre. E, esempio, il gruppo frenante bisogna stare molto attenti, perché c'erano tre set, chiamiamolo tre set di sistema frenante. Uno che veniva dato per i test del venerdì, quindi, ma dovevi praticamente fornire al pilota un set di pastiglie, ecco, chiamiamo pastiglie freno per la gara, e non puoi andare in pista con un set nuovo, il set deve essere rodato, quindi gli metti su le pastiglie della gara che aveva fatto magari due settimane prima, quindi lui poteva andare in pista a fare, anche se faceva il classico frenatone, non era un problema, perché poi alla fine quel set lì andava cestinato oppure veniva conservato se dovevi fare dei test privati, quindi non avevi, sapevi che quello lì era diciamo adatto a quel lavoro lì. E allora cosa devi fare? La giornata di venerdì si fa uscire il pilota, si va a controllare tutti i parametri di vettura, l'assetto, se va bene o non va bene, se ci sono regolazioni da fare, ma questo sia nella Formula Junior e nelle altre categorie fino ad arrivare alla Formula 3. Poi si fa rientrare la vettura, si sostituiscono tutte le pastiglie anteriori e posteriori e si dice al pilota: devi uscire, farmi 3-4 giri, rodare le pastiglie, perché sono, è il gruppo frenante che andrai tu in gara. Quindi rientra la vettura, smonti le pastiglie vecchie e le conservi in una scatola, e va messo su giustamente una nota: pastiglie per, gli metti su le pastiglie che lui andrà a usare la domenica, 2-3 giri, rientra la vettura, si smontano tutto il gruppo frenante e si mette in un'altra scatola scritto per gara, nome, numero della vettura, nome del pilota, per la gara del, perché magari nella stessa giornata si possono avere, puoi avere quattro vetture ma che fanno due tipi di campionato, magari ho il Formula 3 che gira nella gara delle 2 e magari una Renault 1600 che ti gira il pomeriggio alle 4, quindi bisogna stare molto attenti quando si mette via materiale e mettere sempre le specifiche di vettura. Quindi abbiamo detto: esce, roda le pastiglie per la gara e vengono messe via, e gliene metti un secondo set che ti servono per le qualifiche. Vedete quanto lavoro c'è dietro. Immaginate solo che abbiamo fatto 10 giri, la vettura è già rientrata 3 volte e abbiamo smontato per 3 volte il sistema frenante.
uno dice, ma c'è tanto lavoro, se vuoi fare le cose fatte bene, sì, c'è tutto questo tipo di lavoro da fare. Si fanno le qualifiche, alla fine delle qualifiche tutte le pastiglie vengono rismontate di nuovo e rimontate il set di pastiglie che serviranno per la gara. Ma al momento in cui fai questo lavoro devi andare a controllare anche lo spessore dei dischi, quindi se lo spessore è giusto rimangono su, se no si smontano anche i dischi, vengono lavati, vengono di nuovo, c'è una macchinaria apposta che li porta, anche se è una cosa millimetrica, che a decimo di millimetro, questa macchina li riporta, diciamo, piatti, piani, in modo tale che le pastiglie che andranno a montare per un'altra sessione di test, diciamo, vanno d'amore d'accordo subito, se no avviene il surriscaldamento oppure il disco lavora male, la pastiglia si consuma male, quindi non hai diciamo la tenuta della pastiglia al 100%. Anche questo, quindi vanno rimontati di nuovo i dischi nuovi, che vengono lavati, sgrassati, perché la casa costruttrice li dà diciamo con questo materiale che serve per mantenerli e che non si devono arrugginire, poi vanno sgrassati con dei sgrassatori appositi, vanno lavati con delle benzine in modo tale che rimane pulito, vengono soffiati tutti e rimesso dentro. Ma dico, io lo rimetto subito così il disco? No, hai davanti da te il cuscinetto, vogliono dargli un'occhiata al cuscinetto, quindi si leva via il sedger di tenuta del cuscinetto, si smonta un bullone di solito, un 30-32, si va a smontare, si fa uscire il cuscinetto, va pulito tutto all'interno della sede, va sostituito il grasso, rimesso il cuscinetto bello pulito, lavato, ingrassato con il grasso specifico, rimontato tutto, cuscinetto e tutto il gruppo frenante. Vedete, in 3 giorni quanto lavoro c'è, e abbiamo parlato solo del sistema frenante. Ovviamente questo è da sempre da fare, ad ogni cambio di sostituzione delle pastiglie va sempre fatto lo spurgo dell'impianto, perché non ci deve essere il residuo di bolla d'aria, perché sennò al momento in cui il nostro pilota agisce sul freno una bolla d'aria fa scendere il pedale e quindi il pilota è sprovvisto di frenata e quindi eventuale incidente, e quindi la soglia di sicurezza da 100 si abbassa a 0. Quindi ad ogni volta c'è proprio il classico spurgo dell'intero impianto frenante. Vedete quante cose sapere, che se parliamo del classico impianto frenante, sappiate che ogni volta che quando si riassetta di nuovo la vettura, si ricompone tutta la vettura, anche la pompa dei freni viene completamente smontata e portata, cioè ci sono delle aziende specifiche dove pompa dei freni e pompa frizione vengono completamente smontate, revisionate e sostituite in tutte le sue parti, molle, guarnizioni, sagger di tenuta, e vengono e ovviamente sulla scheda di vettura vi deve essere riportato il tutto, chi l'ha fatto, quando è stato fatto, il lavoro che è stato fatto sulla pompa frizione, sulla pompa dei freni. Quindi vedete, e ovviamente quando porti la pompa dei freni si portano anche le pinze. Anche qui sul mondo delle pinze dei freni ve ne dico un'altra, specialmente sulle junior, dove uno, se quello che dico io quando dico che sulla Formula 1 ci sarebbe da sbizzarrire su innovazioni da fare, è che noi una volta avevamo avuto la brillante idea, però era la stagione era ferma quindi te lo potevi permettere, di modificare il fissaggio della pinza. E avevamo capito che se la pinza, invece di essere montata diciamo orizzontalmente, e invece gli davamo la pinza una seduta molto più in basso, quindi una volta che il pilota frenava cambiava il tipo di frenata, quindi l'assorbimento della vettura era data verso il basso, verso diciamo l'asfalto. Se noi montavamo la pinza dei freni verso l'anteriore, c'era un movimento della vettura, era diverso. Quindi avevamo realizzato delle
in alluminio, dei portapinze, messe diversamente come erano montate, diciamo, all'origine. E questo ha permesso ai nostri chi ha usato le nostre vetture ad avere un agio differente sul tipo di frenata, perché si accorgevano che la vettura spingeva verso, aveva un comportamento diverso. E quindi anche, vedete, anche questo qui è un modo come un altro, diciamo, per sbizzarrirci, perché alla fine era lavoro, sì, ma era anche divertimento, perché questo è uno di quei lavori che o lo fai per passione, perché veramente ti piace farlo, perché le ore veramente non si devono, cioè non è il classico operaio che timbra il cartellino alle 8 e si va a casa alle 17, no, qua sai quando inizi, ma non si sa mai a che ora finisci. Vi ho provato a finire in, credetemi, ero ad Adria per un incidente provocato in qualifica, a essere alle 4:30 del mattino a cercare di rimontare un cambio. Le ore non ci sono e la paga è quella. Però ci sono volte che si andava a casa il sabato pomeriggio e si ritornava in pista la domenica pomeriggio, quindi ti diceva: cosa facciamo qua? È inutile stare qui, perché magari eravamo a Parma e diceva: un'ora e mezza sono a casa, e cosa sto qua a fare in questo posto, che poi alla fine non c'è niente, devi stare all'interno dell'albergo. Quindi si preferiva andare a casa, però c'erano momenti in cui stavi le intere notti nel box a lavorare sulla vettura, perché il pilota, come detto antecedentemente, paga, e quindi al pilota non gliene frega niente quante ore ci mette il team a rimettere in piedi una vettura. Lui sa solo che ha pagato e la vettura deve essere schierata, punto. Questo richiede il pilota e nient'altro. Quindi vedete, ancora siamo partiti veramente da un minimo, da un piccolo particolare, a dove siamo arrivati. E poi c'è tutta una sezione delle gomme, dei filtri delle vetture, modifiche riportate sull'impianto frenante, ne abbiamo parlato, ma anche dell'aerodinamica. Nella stagione invernale si provano nuove componenti. Come fai a provare un componente magari non avendo la galleria del vento? Te lo inventi. E noi facevamo, non so se qualcuno lo conosce, il classico cannone, lo sparacaldo, il cannone sparacaldo. Noi lo usavamo, ovviamente non imitavamo il gasolio, lo accendavamo e poi si provava con la vettura, con dell'acqua colorata, si colorava dell'acqua, magari la vettura di norma era grigia, era grigio, e si colorava dell'acqua con del bianco e andava a sparare, la nebulizzavi davanti al cannone e vedevi l'impatto che aveva l'acqua colorata su un particolare che avevi modificato. Vedete dove arrivavamo a fare determinate cose, ma era quello il bello, provare nuove soluzioni, perché la federazione su quel lato lì, finché si parlava della Formula Junior, non diceva nulla, l'importante è che la vettura stava nella dima. Ti davano all'inizio di ogni gara, andavi in dima, e quindi se la vettura, quel particolare non andava bene, cioè non è che dice: sai, no, la macchina non partecipa, glielo sostituisci. E facevamo in modo tale che magari c'erano delle nuove prese d'aria, oppure la direzione dell'aria convogliata era differente, perché magari avevi sistemato i radiatori, uno per pancia, diversamente. Quindi dovevi andare a capire se il flusso dell'aria era giusto per il tipo di radiatore, cioè la collocazione del radiatore era giusta. E quindi si faceva così, non avendo la galleria del vento ti inventavi le cose. Ma queste, ma su tante altre cose, come dicevo io, tante cavolate che facevamo in officina. E quindi vabbè, c'era, vedete, anche questa qui era la particolarità di lavorare in un team, in una squadra corse. C'erano veramente momenti gioiosi dove si rideva e si scherzava, però diciamo che alla fine, quando dovevi stare su una vettura e fare certi tipi di lavori, dovevi essere concentrato al 100%, perché se sbagliavi
Ragazzi, qui a 230 all'ora non hai margine di errore, non puoi permettertelo, devi essere super concentrato. Ma poi anche durante una gara, quando vedete che le vetture fanno i pit stop e che richiedono la vettura all'interno del pit stop, c'è tutta una serie di calcoli da fare. Devi calcolare la velocità, devi calcolare i minuti tra l'ingresso e l'uscita, quanti minuti ci metti a sostituire le gomme, il tuo avversario dov'è, magari se fai due giri veloci incrementi di un secondo e mezzo che ti permette poi dopo il pit stop di uscire ancora davanti. Però c'è sempre l'incognita pit stop, se tutto va bene, se c'è qualche intoppo, e c'è tutta una serie di calcoli da fare per essere veramente sicuro che alla fine del pit stop il tuo pilota sia sempre davanti all'avversario. E quindi, per quello di che tante volte via radio si dice, no, devi spingermi almeno due giri, devi incrementarmi almeno un secondo, in tre giri devi darmi un secondo, perché al pit stop se no non ce la facciamo. E quando, esempio, nella Formula Junior non c'era il classico comunicazione via radio con il pilota, ma si faceva tutto a segnali con tabella, quindi dovevi avere un certo tipo di segnale, perché io così lo dicevo, segnale che gli mettevi freccia su, freccia giù, meno 3 più 4, quindi lui sapeva, dovevi fargli dire i giri mancanti, però era segnato col rosso, col verde erano i giri che dovevi fare per fare il pit stop. E quindi lui sapeva con la segnaletica cosa la comunicazione era questa tra noi e loro, tra chi stava al muretto e chi in quel momento sedeva in vettura. E quindi c'era sempre da dare anche questo qui, c'erano dei briefing prima di ogni test. Quindi io ti metto fuori quel tipo di segnale, tu quando rientri devi dirmi cosa hai capito, perché sennò la comunicazione andava persa. Vedete, anche lì controllare la minima, un particolare era fondamentale. Vabbè, io credo che anche questa terza puntata possiamo dire come solito tutto qui. Ci sono altri particolari, poi parlerò delle gomme, anche lì c'è tutto un mondo dietro. Comunque dai, 24 minuti credo che siano sufficienti, poi passo per un rompiscatole. Va bene, come dico di solito, cos'è? Tutto qui da parte mia e da tutto il gruppo di quei bravi ragazzi di Radio Carro. Noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento.